A sorpresa, ieri sera, mentre eravamo svaccati in poltrona al caldo terrificante di quest'estate, è arrivata la bomba, quella che fa tremare completamente il terreno e sconvolge soprattutto il prossimo Natale degli appassionati degli utenti Xbox. Halo Infinite è stato spostato al 2021, ciao Pier. Ciao Umbo. Mi è piaciuto lo svaccato sul divano, ma a fare la sagra sindone, considerato il caldo che fa. Esatto. Non aprirò qua la parentesi sul sudore tra divano e sudore letto, perché sono veramente delle giornate terrificanti, però sì, esatto, mentre eravamo ieri in semicoma è arrivata questa notizia assolutamente bomba. Notizia bomba, perché comunque ci aspettavamo Halo Infinite come veramente un titolo, una sorta di titolo traghettatore da la current gen di Xbox alla next gen a Series X, e invece niente. Microsoft e 343 Industries hanno annunciato che arriverà nel 2021 e insomma è una bomba importante. Non lo so, Pier, tu come hai accolto questa notizia così forte? Assolutamente una bomba clamorosa, perché guarda, sai, io mi diverto sempre a dire che per me praticamente il 90% dei titoli slittano, lo dico sempre, continuo anche a non essere convinto di Cyberpunk dell'uscita di novembre, ma se c'era una certezza, cioè dal mio punto di vista, era che Halo Infinite sarebbe uscito in contemporanea a Xbox Series X, cioè avevo proprio la certezza che sarebbe stato il titolo di questo autunno, insomma, da parte di Microsoft. Quindi è stato veramente un fulmine al ciel sereno. Loro in questa lettera, come si usa fare, in questa lettera alla community, citano in modo esplicito i problemi dovuti al Covid, in generale citano insomma la necessità di più tempo per sviluppare. Ora, sai che a pensar male ci si becca un po' sempre. Io credo che una grossa parte ce l'abbia comunque, volente o nolente, il mare di cacca fumante che purtroppo hanno ricevuto in conseguenza all'annuncio dell'inserita di Xbox. Cioè, non so te, però secondo me le due cose sono abbastanza collegate. Sono anche secondo me assolutamente collegate. Comunque la primissima cosa che ho pensato, nel senso che chiaramente tutta la situazione Covid, il lavoro da casa, le complessità che comunque sono inevitabili quando devi spostare uno studio così grande da un posto fisico a un posto virtuale, chiaramente ci saranno state delle complessità. Su un progetto così grande poi. Un progetto così gigantesco. No. Ci saranno state magari delle problematiche interne al team, come si è anche parlato all'interno di alcuni rumor, ma è inevitabile, come insomma il tempismo, ti ho detto bene, a pensare male ci si becca quasi sempre. Il tempismo comunque, dopo aver mostrato il gameplay molto criticato, a prescindere poi da tutti i discorsi che possono essere legati al fatto che magari la critica si è concentrata soltanto sull'aspetto tecnico e ha oscurato anche quelli che possono essere i valori del gioco, però è inevitabile che comunque un feedback così forte per un gioco così importante avrà inevitabilmente cambiato un po' le carte in tavola, perché poi in fondo Halo Infinite era, e secondo me dovrà essere molte cose, cioè doveva essere il gioco di lancio di Series X e purtroppo non lo sarà più. E però allo stesso tempo è un po' una sorta di pilastro attorno al quale, il vero e proprio pilastro ludico attorno al quale poi Microsoft avrebbe provato a sviluppare la sua strategia, perché comunque si è parlato molto dell'ipotesi di questo Halo Infinite come piattaforma portata avanti nel tempo. Comunque è un gioco all'interno del Game Pass che avrebbe valorizzato tantissimo il servizio del Game Pass. Comunque è ancora una volta un'esclusiva capace di uscire su due diverse generazioni console, su PC, su xCloud, che ricordiamo uscirà a settembre. Cioè era un titolo che, a prescindere proprio dai valori ludici, di quello che si sarebbe portato dietro fed alla mano, comunque doveva essere un po' uno specchietto di tutto quello che Microsoft sta facendo in tutto il suo ecosistema. Quindi se da una parte sicuramente ci siamo giocati l'uscita con la console, a questo punto penso veramente che 343 Industries debba fare di tutto per uscire con un titolo perfetto da ogni punto di vista, che possa incarnare i valori dell'esperienza Xbox da tutti i punti di vista, e magari presentarsi a questo punto sì con una Cosmesi o una Cosmesi, non so esattamente, non mi ricordo dove sta l'accento. Cosmesi. A questo punto però direttamente next gen, cioè non ci sarà più spazio per il ray tracing poi più avanti, forse, chissà. Esatto, allora hai detto tutto veramente benissimo e ci ho provato, ma poi ho evitato di interromperti perché hai fatto un discorso che ha una logicità, una coerenza eccezionale. Aggiungo un altro elemento però a quello che hai detto, secondo me, l'importanza di Halo Infinite all'interno del tutto, cioè all'interno dell'ecosistema Microsoft e l'ecosistema Xbox, è anche un po' l'halo della riscossa, perché comunque è un halo che arriva dopo
un momento forse un po' di stanca dei franchise Microsoft in generale, sai, no, c'è sempre un po' quella presa in giro, forza Halo Gears, insomma, che più o meno l'ultimo Gears, nonostante sia, per me, l'ho sempre detto, un buonissimo Gears, diciamo, pochi se lo ricordano come il Gears rivoluzionario, ovviamente. Forza, un'altra tegolata che è arrivata, e probabilmente Forza è più il Forza Horizon che Forza Motorsport, quelli che hanno negli ultimi anni lasciato più un'impressione. Halo, insomma, viene dall'ottimo lavoro fatto con la Master Chief Collection, che però è una remastered in fin dei conti, cioè se ci andiamo a ricordare gli ultimi Halo, fatichiamo un po' a ricordarceli come titoli veramente incredibili, veramente memorabili, soprattutto se consideriamo il valore seminale dei primi due Halo, che sono stati proprio, cioè, veramente delle bombe. Certo. Non voglio dire Half-Life, però comunque sono stati due titoli che uno ha portato gli shooter su console, uno ha portato fondamentalmente il multiplayer nelle mani dei giocatori, cioè secondo me sono due titoli che hanno un valore infinito. Da allora non ci ricordiamo più Halo come un portatore di valore infinito. Sì, il terzo, diciamo, sì, è stato alfiere di 360 e l'ha portata avanti bene. Però è vero, cioè, diciamo, dopo i primi due e poi dopo un terzo fortissimo, anche grazie alla console fortissima, poi sì, quello che è accaduto dopo il terzo è cioè. Quindi questo era un po' quell'Halo che arrivava dopo il lavoro, ribadisco, eccezionale della Master Chief Collection, che hanno fatto tutto benissimo, ma di nuovo è una remaster, quindi c'è poco da discutere. Questo doveva essere anche l'Halo che doveva far ritornare la gente a dire: oh cazzo, ecco l'Halo che ci ha fatto scordare i Bungie, fondamentalmente. Cioè, chi se ne frega se non lo fanno più loro, guardate che lavoro. Quindi, cioè, detto bene, sono tante cose che si incastravano e che erano tutti i motivi che mi portavano a credere che Halo Infinite sarebbe uscito per forza al lancio di Xbox Series X. Tu hai detto però un'ultima cosa su cui ti voglio domandare. Cioè, giustamente adesso, quando arriverà il prossimo anno, cioè non potrà minimamente lasciare spazio a problematiche, soprattutto a problematiche tecniche, perché cioè alla fine del gameplay non possiamo sapere quanti problemi avesse, perché alla fine nessuno lo ha proprio giocato in concreto, in termini di gameplay, in termini del più o meno open world e così via. Tu ti aspetti che loro, magari, visto che a questo punto io credo che lo facciano uscire in autunno del prossimo anno, io dubito che possa essere un titolo da febbraio-marzo, secondo me a questo punto si prende proprio un anno, potrebbero così a sorpresa tagliare completamente i ponti con l'old gen? Allora, lo so che la domanda da sfera di cristallo che ha poco senso, so, però domanda, secondo te, da questo punto di vista? Secondo me è una domanda tosta, nel senso che non è nemmeno tanto da sfera di cristallo. Io penso che... Per me sì, guarda, inizio io, per me sì. Per me sì. No, invece. Per te lo continueranno a fare cross-gen. Sì, secondo me lo devono fare cross-gen, perché, allora, sono perfettamente d'accordo con te, non è un rinvio... Allora, se partiamo dal presupposto che pensiamo tutti male, ovvero che, diciamo, comunque i feedback dati dopo l'evento hanno avuto un peso concreto molto forte su questa decisione, chiaramente quello a cui andiamo incontro è un ripensamento dell'aspetto grafico importante, quindi non volti lo fai diversi, in tre mesi. Non lo fai assolutamente in tre mesi, e chiaramente è un rinvio che probabilmente, appunto, va come titolo forte per la stagione autunno-inverno del 2021. E però, assolutamente sono convintissimo di questo, e però hai spinto troppo l'idea che Halo Infinite sarà un gioco, cioè ancora questa idea di una cross generazionalità del tuo ecosistema si è fondata molto su Halo Infinite, per dire: no, non esce più, uscirà, bisogna vedere come, bisogna vedere con che tipo di impegno. Immagino che l'anno extra sarà soprattutto in grandissima parte per lavorare sulla versione Series X, e poi sì, sarà fondamentalmente una versione, spero a questo punto completa, veramente next gen, con magari, appunto, volti diversi, perché sono quelli che hanno un attimino più di tutti, quelli che proprio subito all'inizio animazioni davano un po' facciali, modelli. Insomma, mi auguro che ci sia veramente una rivisitazione, cioè mi auguro, immagino ci sia una rivisitazione molto profonda della grafica, e a quel punto vediamo, perché poi comunque quello che sappiamo oggi delle esclusive Series X, cioè diciamo del nuovo percorso delle esclusive Microsoft da Series X in poi, comunque parla di un Halo Infinite che è appunto questa sorta di reboot. Fable stesso si è presentato con questo teaser brevissimo, ma che è una sorta di reboot. Sì. Forza, comunque, non è difficile immaginare che sia il Forza e basta, cioè un Forza in costante evoluzione, un Forza in crescita. Cioè, veramente tutti questi brand, cioè Halo doveva darci un po' l'idea di questa direzione nuova di reboot, e poi però portiamolo avanti sempre.
A questo punto complesso. Molto complesso, molto perché comunque complesso. Avendolo rinviato, appunto come dicevi, senza data, quindi comunque dando l'idea non di un rinvio breve ma di un rinvio piuttosto lungo, si sono messi anche in una posizione ancora più difficile. Cioè a questo punto devono veramente portarci un prodotto perfetto, di eccellenza assoluta. Cioè deve essere necessariamente il gioco della fine del 2021, senza se, senza ma. Io credo, voglio aggiungere ancora un pensiero cattivo, ma io credo che proprio l'assenza della data, cioè il 2021 pulito, secondo me vada proprio anche incontro a un'esigenza di studiare cosa succederà nei prossimi 9 mesi. Perché secondo me molto dipenderà davvero dal lavoro che farà PlayStation 5 con le esclusive, per capire quanto questa parte qui possa essere carente su Xbox e quindi capire quanta necessità potrebbe, cioè quanto bene potrebbe fare a Series X avere un titolo grosso come Halo esclusivo. Cioè quello che dopo tu magari hai avuto un altro anno di giochi che sono usciti dappertutto, e magari a novembre 2021 è il momento buono in cui puoi cominciare a tagliare i ponti prima del previsto sui titoli molto importanti. Per questo ti dicevo, secondo me ci può stare il rischio che possa diventare un titolo completamente next gen, perché fra un anno, cioè è tanto tempo da qui a un anno con l'uscita delle console e tutto quanto. Secondo me un pensiero lo hanno fatto anche in quel senso, per capire. Non è impossibile, tagliare. Bisognerà vedere. Comunque, detto questo, come al solito vi invitiamo a guardare sul sito per vedere tutte queste notizie, insomma, proprio riguardanti Halo Infinite. Tra l'altro ne approfitto anche per ricordarvi il pezzo scritto da Ligi, che aveva partecipato a questa sorta di sessione di approfondimento rispetto alla presentazione dell'Inside Xbox dedicata appunto ad Halo Infinite. E naturalmente sul nostro canale YouTube trovate un miliardo di altri video, e non smettete neanche di seguire il nostro sito. Grazie Umbo! Ciao!